mille occasioni dello scarto, anello di congiunzione tra residuo senza vita e la bellezza. Nelle mani di Luca Agnizio lo scarto prende vita fino a diventare materiale da brevettare. La sua creatività sbarcherà all'Expo di Dubai, dove Luca, 40 anni, un diploma artistico e una laurea in disegno industriale, è stato selezionato tra le 10 eccellenze italiane accompagnate da CNA. È un grande onore per me rappresentare l'Italia all'Expo Dubai 2020. E sono grato a CNA per avermi selezionato tra 10 aziende da tutta Italia e questa è una grande gratificazione dal momento che appunto ho iniziato questa attività nel 2009, quando i temi ambientali non erano così purtroppo sentiti come oggi. Da oltre 10 anni Luca trasforma lo scarto in opportunità ecologica e sociale, secondo il principio delle 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Il suo lavoro sarà presentato il 16 marzo prossimo nel Padiglione Italia a Dubai, la città il cui nome in arabo significa collegamento. Da qui il tema scelto per l'Expo, Connecting Minds, Creating the Future. Quale miglior collegamento di uno scarto che lega residualità a funzionalità, ecologia, arte, cambiamenti climatici a Italian Style. Ecologia, arte, insegnamento etico verso il cambiamento climatico, la sensibilizzazione al cambiamento climatico e all'aiuto per tutti, per il sociale e per le aziende. Luca crea e non si accontenta di restituire vita agli scarti. Con realtà molto importanti del mondo della produzione ha brevettato due materiali ecologici. Forsaul, un vero tessuto ottenuto dalla fibra di carbonio incastonato nel cristallo, in esposizione permanente al Museo del Vetro di Murano. Sempre dal riciclo di carbonio è nato poi For Black Light, primo tessuto idrorepellente che diventa trasparente. È valso all'artista il premio per le eccellenze della Lombardia 2019 e è entrato nella prestigiosa selezione di Adi Design Index 2019. Un materiale di scarto che prendo in considerazione e che studio per le varie aziende deve trasformarsi, deve tradursi in qualcosa di intelligente, di inaspettato, ma soprattutto di utile al fine proprio di azzerare lo scarto industriale dell'azienda. Si definisce un eco-social artist, espressione di un innovativo filone che Luca stesso ha creato, l'arte degli scarti di produzione delle aziende e del loro affascinante viaggio da residuo all'alto design, materia di studio e ricerca continua di innovazione. L'idea dell'eco-social artist nasce nel 2009. Inizialmente era proprio la bramosia di poter creare, di poter vedere fisicamente realizzato quello che era il mio disegno. Non avevo voglia e non avevo tempo di aspettare che le aziende grosse mi considerassero, perché sai, lo spazio andava dato a quelli più grandi. E quindi ho iniziato proprio con l'autoproduzione. Ho iniziato prendendo materiale di scarto e ho iniziato proprio a studiare come realizzare qualsiasi cosa con dei materiali di risulta. Nel lungo percorso di questo giovane eco-social artist, l'incontro con tanti giganti del mondo dell'industria e della cultura, come il progetto con Levi's, che ha coinvolto 300 negozi e associazioni di ragazzi diversamente abili, detenuti e disoccupati. I jeans usati sono stati trasformati in nuovi prodotti di design e tessuti per corsi di sartoria. E poi c'è l'esposizione al Museo del Vittoriale. Da maggio 2018 Luca è presente con D'Annunzi Eco, l'impuro d'Annunziano, un'opera provocatoria realizzata riciclando gli scarti di carta sporca e impura ricavati dal restauro delle mura storiche dello stesso Vittoriale. Ho cercato di coinvolgere e di chiamare sempre di più associazioni sociali. Di fatto la mia idea era che il prodotto finale doveva in qualche modo essere ricco, sostanzioso, ma soprattutto parlare di qualcosa di veramente forte, di portare con sé una storia, un abbraccio di sinergia collettiva tra più attori. Lo scarto diventa materia pregiata, un messaggio di rinascita, un invito alla ripartenza che passa attraverso la bellezza, anche quella più nascosta.